eccoci alla terza pillola di intuizione che voglio dedicare a noi empatici, che sentiamo e percepiamo tutto nel bene e nel male e che spesso assorbiamo l'energia degli ambienti e delle persone e non sempre ci è utile, anzi. Ti voglio proporre 5 consigli che ho tratto da un articolo della dottoressa Judith Orloff, la quale ha scritto una guida di sopravvivenza per gli empatici e si occupa anche di intuizione e di spiritualità. Il primo consiglio è quello di allontanarsi fisicamente quando sentiamo o percepiamo delle energie negative. Naturalmente non sempre è possibile, me ne rendo conto, però quando lo è, distanziamoci di almeno 6 o 7 metri dalla fonte presunta di questa negatività, perché la vicinanza fisica incrementa l'empatia. Il secondo consiglio, quando abbiamo la sensazione di star assorbendo l'energia di un'altra persona, è quello di concentrarci per pochi minuti sul nostro respiro. Infatti, in questo modo ci centriamo e ci riconnettiamo con il nostro potere. Per lasciare andare la paura e il dolore, inspiriamo calma ed espiriamo stress. Il terzo consiglio è quello di mettere proprio dei sani e chiari limiti e prestiamo attenzione a quanto tempo dedichiamo ad ascoltare le persone che ci provocano stress e impariamo a dire di no. Il quarto consiglio è di proteggerci. Noi che siamo anche appassionati di angeli possiamo rivolgerci direttamente all'Arcangelo Michele perché ci protegga, quindi possiamo visualizzare proprio uno scudo di energia oppure comunque un altro tipo di protezione di colore blu o dorato. E l'ultimo consiglio è quello di onorare e rispettare le nostre necessità di empatici, per salvaguardare la nostra sensibilità. Ad esempio, come dicevamo prima, quando ci accorgiamo che qualcuno ci sta chiedendo troppo, possiamo gentilmente dire di no senza necessità di dare spiegazioni. Oppure, se il nostro livello massimo di socialità in una determinata situazione, ad esempio di 3 ore, anche se ci piace stare con gli altri, possiamo utilizzare la nostra auto oppure prevedere un altro mezzo di trasporto alternativo che ci permette di ritornare a casa quando ne sentiamo la necessità. E una volta tornati a casa possiamo fare un bagno e una doccia per purificarci delle energie assorbite durante la giornata. Questi secondo me sono degli ottimi consigli per iniziare a salvaguardare la nostra sensibilità e a stare bene. Io farò altri video che riguardano gli empatici perché è un argomento che mi interessa e mi sta a cuore. Per adesso io ti saluto e alla prossima. Ciao!